fatto su un punto che secondo me è quello fondamentale. Dunque, noi in Brasile abbiamo circa 20 km di spiagge e di media il 95% delle spiagge è occupato in concessione, con una punta del 98,4% di maniera interessante. E in questo 95% di concessione sono state costruite, cioè è stato costruito di tutto, piscine, ville, case di guardiamaggio, ristoranti, da qui in Brasile, sapete, c'è la famosa Quiglia, dove c'è il mediatore per la sua gestione che chiama numerosi VIP d'Italia, ma qui ci sono altre proprietari come i distribuimenti balneari, come Balilla, Bocelli, Armani, aziende multinazionali russe. Quello che voglio dire è che gli interessi, specialmente in questa zona, ma penso che sia antica, sono molto forti. Qui si parla di miliardi di euro. Per cui, diciamo, questi personaggi che ovviamente contano nel panorama nazionale hanno un forte impatto sulla politica nazionale. E questo è il nostro vulnus. Cioè, noi non abbiamo le spalle larghe come le hanno loro. E questo si evince anche dalle comunicazioni che sono state fatte ultimamente a Roma per quanto riguarda il dibattito della riforma del settore. Quindi quello che io auspico è che si converga tutti in un coordinamento nazionale affinché si acquisisca potere, se non altro potere contrattuale nei confronti della politica, che sarà poi quella che dovrà scegliere la strada da prendere per convertire questa rotta che ormai deve essere fatta. Quindi proposte sono state fatte tante, io non aggiungo altro perché è difficile aggiungere altro su quello che è stato detto, ma richiamo l'attenzione a tutte le realtà locali nel confluire in un unico organo e dare voce a quell'organo affinché abbia peso e abbia voce in capitolo, e questo si fa con i numeri, su quelli che sono i tavoli per poi definire questa riforma, che è molto importante, specialmente per le, come sappiamo, per le aree costiere, perché noi abbiamo uno slogan che diciamo qui nel nostro consorzio, che il mare è lo champagne della nostra zona e gli stabilimenti balneari sono il suo tappo. Praticamente non lo possiamo offrire perché ci sono questi concessionari che ormai hanno il monopolio della spiaggia dove è possibile accedere. Io ringrazio tutti per la cortese riunione e la fiducia.